Il cuore giallo blu, finale il capitano Guido Rosselli, oggi in versione inedita, gioca finalmente anche da esterno, possiamo dire. Becchi prova un quintetto con due lunghi, Guido da esterno, lui dice vabbè esterno non è male, metto un paio di triple e Torino vince 80-70, la parte diciamo agrodolce è che non ribalta la situazione. Sì, diciamo che quello era il nostro obiettivo, ribaltare la differenza a Nessi. Sapevamo che non sarebbe stato facile perché 14 punti non erano pochi, perché Ferentino è una squadra solida e ben rodata nei meccanismi. Però penso che abbiamo fatto una gran partita, anche perché con questo, purtroppo dico perché ci ho passato due anni belli, ritiro di Veroli. Però comunque non c'è da dimenticarsi che Ferentino deve star fermo due partite, quindi una più di noi, e quindi comunque abbiamo la chance di superarli. Quindi peccato per i 14 punti, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno, dai. Bicchiere mezzo pieno lo guardiamo perché Ferentino, come detto, è forte, Torino vince d'autorità giocando una bella partita, finalmente tutti al completo, Mancio in recupero, Miller da inserire, Bruttini invece è una grande, direi, performance, ha fatto quello che gli si chiede e adesso dobbiamo vincere il mal di trasferta. Certo, quello sarebbe l'ora, perché non possiamo più permetterci di fare diciamo quelle partite lì in trasferta. Poi in vista dei playoff dobbiamo cominciare a entrare nell'ottica che i punti e le vittorie nei playoff poi dobbiamo andarci a prendere anche fuori casa. A questo punto se vuoi sbilanciarti, ormai la classifica si va delineando almeno tra quelle rimaste in campionato, cioè, diciamo che Verona e Brescia sono probabilmente a giocarsi le prime due piazze, quindi si farà pretattica per capire di arrivare terzo, quarto, si fa già i conti o si vince tutto quello che si può? No, quello è sempre stato il nostro obiettivo, senza guardare la classifica. Dobbiamo guardare partita per partita ancora, ne manca ancora... Oh, quante ne manca? Con tutti questi... Non lo so, 7-8, così non si sbaglia nel dubbio. Sì, 7-8, quindi dobbiamo cercare di fare più punti possibili e arrivare il più in alto possibile. Poi quello che sarà i playoff, lo sappiamo, i playoff sono sempre una storia a sé. Ti piace questa Torino adesso con questa nuova faccia? Parlo della squadra, poi se vuoi dirmi anche qualcosa sulla città che ormai devi conoscere per forza. No, sì, mi piace, ma mi piaceva anche prima, non è quello. La città è bella, piano piano sto imparando e ho imparato a conoscerla, vado spesso a fare le passeggiate come cuccioloni e quindi per adesso sto diventando un esperto dei parchi. Quindi Valentino? Valentino, lì alle Molinette, quindi dove c'è da camminare prendo e vado. Per i non torinesi Molinette è il Parco Italia 61 e non l'ospedale, perché sennò... Da... Sì, esatto. Grazie mille Guido, grazie capitano. Grazie.